Cari telespettatori, ben ritornati con noi, con il nostro ospite. Abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio il professor dottor Ettore Raise. Grazie di essere qui con noi. Grazie Infettivologo, immunologo, primario, adesso da poco in pensione, con un ruolo molto importante anche nell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in tante altre associazioni ed entità nell'ambito della sanità, della salute pubblica. Con il nostro ospite affronteremo il tema estremamente importante e delicato che richiede la vostra attenzione, perché non bisogna mai abbassare la guardia, della diffusione delle malattie infettive. Quali sono le più rischiose, le più pericolose, le più diffuse, di cui poco si parla o meno si parla in questo periodo, che però esistono e possono purtroppo colpire anche molte persone, quelle magari che hanno le difese immunitarie più basse, più indifese, tra virgolette, comunque tanti soggetti che sono a rischio. E questo argomento è di estrema importanza e attualità, non solo perché secondo me bisognerebbe parlarne comunque sempre, se ci sono queste patologie, perché non parlarne sembra quasi che il problema non ci sia, ma anche perché adesso si parla di questi vaccini, questi 12 vaccini che dovrebbero diventare obbligatori e molte persone hanno un grande punto di domanda e di perplessità. Il ministro Lorenzini, dicevamo prima, poco fa, fuori onda, ha detto che bisogna spiegare alle persone l'importanza, la valenza di fare proprio questi vaccini, ma quindi, al di là di quello che dice la legge, un ministro, eccetera, di cui le persone poi devono accettare gli esiti decisionali, che cosa ci sta dietro? Quindi, quali sono le malattie infettive ancora in circolazione e pericolose per noi? Ecco, abbiamo una recrudescenza di malattie come il morbillo che erano praticamente scomparse. Quest'anno, nei primi 3 mesi, abbiamo superato i 1.200 casi. L'anno scorso ne abbiamo avuti meno. Questo a dimostrazione del fatto che via via che scende il tasso vaccinale ottimale è sopra il 95%. Quando meno di 95 bambini su 100 si vaccinano, viene a mancare quello che si chiama effetto gregge, ossia deriva dalle pecore. Più pecore stanno intorno per non farsi sbranare, meglio è. Più si vaccinano, meno il virus circola. Ecco, la circolazione del virus viene bloccata quando 95 persone su 100 risultano essere vaccinate. Oggi noi assistiamo alla morte di molti bambini che non possono fare il vaccino per il morbillo perché sono leucemici, affetti da linfomi, quindi devono fare i trapianti di midollo. Se non c'è la responsabilità intorno degli altri bambini che si vaccinano, i bambini diventano portatori del virus e contagiano, e quindi abbiamo centinaia di casi di bambini che decedono e potevano naturalmente vivere a causa di coloro che, per scelta personale, probabilmente senza un'adeguata informazione, hanno scelto di non far vaccinare i loro figli. Alcuni esempi sono nella memoria storica della medicina, perché questa è scienza, non sono frottole. Avevamo 8.000 casi di poliomielite negli anni 50. Oggi non ne abbiamo nessuno. Avevamo molti bambini con la paralisi agli arti che con le stampelle o addirittura morivano. Oggi abbiamo dei bambini sani. La difterite faceva 12.000 decessi negli anni 50, oggi non ne abbiamo nessuno. Attenzione, la ricircolazione di queste malattie è dovuta non solo, come la gente crede, all'arrivo di migranti provenienti da zone dove non c'è un'adeguata sorveglianza, ma al fatto che la popolazione italiana è scesa attualmente sotto il 95%. Oggi per ogni singolo vaccino siamo intorno all'85-90% e non riusciamo ad andare oltre. E quindi si diffonde con molta più facilità, quindi qualsiasi tipo di problematica. Anche la frequentazione con altri paesi, la facilità negli spostamenti può portare nel nostro territorio dei portatori sani, cioè possiamo essere noi portatori sani di queste patologie? Certamente possiamo essere portatori sani di queste patologie, ad esempio i viaggi in paesi come l'India, Bangladesh, l'Estremo Oriente, Laos, Vietnam, Cambogia, la stessa Cina, oppure l'Africa, l'America Latina, comporta per noi entrare in contatto con popolazioni a basso tasso vaccinale. Per esempio,
il meningococco, altro naturalmente argomento. Il meningococco crea la meningite da meningococco e la sepsi. Queste sono patologie gravi che hanno un tasso di mortalità del 20%, altissimo. Ma che possono determinare anche grandi invalidità che poi psicologicamente vengono superate, perché la sepsi può determinare una necrosi, ossia le parti terminali delle mani e delle gambe non hanno più la circolazione e siamo obbligati all'amputazione per salvare la vita. Noi abbiamo esempi di atleti paralimpici che hanno avuto grandi coraggio nell'affrontare le loro condizioni, ma sono anche loro stessi un grande messaggio per le persone perché si vaccinino. Il passaggio, ad esempio, di italiani in Brasile o in zone dell'Africa dove ci sono delle situazioni epidemiche dovute alla meningite comporta che diventiamo portatori per un periodo limitato. Ah, quindi portatori addirittura sì, per un periodo limitato. Di solito di 4-6 settimane ci immunizziamo e lo trasferiamo ad altri. Nell'ambito del passaggio da uno all'altro può diventare virulento e la persona avere dei deficit di difese immunitarie, per cui sviluppa la meningite da meningococco, la sepsi da meningococco, con questa mortalità del 20%. Quindi se noi ci immunizzassimo, cioè facessimo il vaccino, e il periodo nel quale vaccinarsi è quello lì dell'infanzia, il meningococco B, il meningococco C, poi ci sono i ceppi A, D, W, Y, creano una vaccinazione completa oggi che in precedenza non avevamo. Ecco quindi che andando in quei paesi non diventiamo portatori. È indicato soprattutto nei giovani perché fino ai 29 anni c'è una maggiore probabilità di contrarre, di diventare portatori. Non dimentichiamoci che in provincia di Treviso ci fu il caso della discoteca dove dei brasiliani tornati dal Brasile avevano contagiato altri, come succede inconsciamente, stando a stretto contatto l'uno con l'altro. L'epidemia si allargò dal trevigiano al veneziano e la Regione Veneto, su nostro consiglio, diede luogo ad una vaccinazione di massa che ci ha posti poi nella condizione che i casi in Regione Veneto del meningococco che ha interessato la Toscana l'anno scorso, da noi sono stati pochissimi, stati 2-3 casi. Quindi questa è la prova, diciamo, circostanziale, ben precisa, che va ad avvalorare il fatto che in presenza di un diffondersi della patologia, che poi non era neanche prevedibile tra persone più giovani, siete riusciti a bloccarla, perché lei tra l'altro era primario anche all'USL proprio di Venezia, no? Certamente, quindi vuol dire, quando si chiedono prove scientifiche ai medici per convincere i parenti, per convincere naturalmente i genitori, le prove scientifiche sono determinate dalla capacità di trasmettere non solo la conoscenza scientifica, ma anche le prove di come eravamo precedentemente e di come siamo ora. In Italia attualmente abbiamo circa 191 casi di meningiti intervenuti l'anno scorso da meningococco. Sì. Una vaccinazione generalizzata provoca la scomparsa della malattia. Prendiamo l'epatite B che ha flagellato l'Italia. Erano il 5% della popolazione italiana era affetto da epatite B, che provocava alla fine il cancro del fegato e la cirrosi epatica con morte del paziente. All'epoca del ministro De Lorenzo fu instaurata la vaccinazione, prima naturalmente facoltativa, poi obbligatoria. Adesso abbiamo soltanto lo 0,1% di popolazione che
porta l'epatite B dal 5% su 60 milioni, quindi 3 milioni allo 0,1%. Questo è un enorme successo da questo punto di vista. Ecco, quindi sapendo che poi l'epatite B è tuttora presente nell'est Europa specialmente ed è presente in India e negli altri paesi del terzo mondo. Che cosa comporta l'epatite B? Quindi L'epatite spieghiamolo perché senza dare per scontato che i certamente. nostri telespettatori L'epatite sappiano. B è un virus che viene contratto per di solito attraverso tatuaggi, attraverso emotrasfusioni se il paziente che ha donato il sangue è infetto, ferri chirurgici se non sono stati naturalmente ben disinfettati, compresi quelli del dentista, tatuaggi, rapporti sessuali che oggi rappresentano il massimo. Cioè, La prima non causa. facevo infatti esempio del fatto che la prostituzione dell'est e la prostituzione nigeriana ha il più alto tasso di epatite B come portatori, per Caspita. cui oggi noi assistiamo alla trasmissione ai clienti quando hanno il rapporto sessuale privo naturalmente della protezione. Provoca la comparsa di quindi un'infiammazione, un'infezione al fegato, uno diventa giallo, cioè compare l'ittero, vomito, nausea, dimagrimento, può guarire nel 90% dei casi dopo circa 3 mesi di malattia Mamma dura, mia. oppure può diventare cronica nel 10%, quel cronico nel 10% deve prendere il farmaco per tutta la vita, altrimenti va in cirrosi epatica o cancro del Mamma fegato. mia, cioè le E poi conseguenze c'è sono. il trapianto, eventualmente le conseguenze sono Eh notevoli, sì, notevoli. assolutamente. Forse sottovalutate un po'. Sottovalutate, ecco, un'altra delle problematiche che si pongono i genitori giustamente è io faccio la vaccinazione a mio figlio, gli viene un effetto collaterale grave, ma se non gliela avessi fatta non gli sarebbe venuto. Ecco, questo è un discorso dal quale si deve rispondere scientificamente in questo modo. Il virus selvaggio, cioè il virus del morbillo, ad esempio il circolante, è molto più cattivo, molto più intenso come malattia del virus del vaccino. Ad esempio, un caso ogni 100 ha una polmonite grave con il virus selvaggio, quello circolante, uno su 1000 ha un'encefalite, ossia una grave infezione cerebrale dove può morire. A seguito del vaccino, le di No, a no, a seguito seguito del virus del virus selvaggio, sempre, sì. mentre per il vaccino polmoniti non se ne vedono praticamente, per l'encefalite è un caso ogni 100.000. Naturalmente lì dipende non più dal caso, perché l'ho fatto vaccinare io, quanto dalla sfortuna. Ma la domanda che merita risposta è come mai gli è venuto questo a seguito del vaccino? Gli sarebbe venuto lo Esatto. stesso con il virus selvaggio preso da un'altra persona per contagio? Molto probabilmente sì, perché l'anomalia della risposta immunitaria dell'organismo si sarebbe ripetuta anche, e forse anche di più, con il virus Quindi c'è già selvaggio. un'anomalia nella risposta immunitaria del soggetto già presente, Sì. non identificabile, diagnosticabile, prevedibile? Non diagnosticabile né prevedibile purtroppo, perché l'immunologia ha fatto grandi passi da gigante, ma non è riuscita ancora a evidenziare dove stanno i deficit. Siamo riusciti a evidenziare che non c'è un rapporto tra l'autismo e il virus del morbillo. Il vaccino del morbillo, per 25 anni l'autore dell'articolo scientifico ha determinato una situazione di ricerche che, quando vengono denunciate, è giusto, finché si è giunta all'ultima pubblicazione in cui non c'è nessuna correlazione, l'autismo è un difetto genetico che può essere determinato e si sviluppa nel momento in cui coincide con quella vaccinazione, ma non è la vaccinazione la causa. Si sviluppa anche in tutte le popolazioni che non vengono vaccinate per il virus del morbillo.
di conseguenza... Ah, morbillo comunque stiamo parlando, morbillo. Non altre, altre tipologie no, di vaccini. Non altre tipologie. Ecco, ed è stato dimostrato che non c'è correlazione tra la comparsa dell'autismo e il vaccino del virus del morbillo. Ecco, adesso lei sta parlando di cose molto importanti, richiedono un po' di tempo perché devo fare altre domande. Allora io direi andiamo in pubblicità subito, pochi secondi, ritorniamo insieme che così vediamo di sviluppare ulteriormente questo tema. So che molti di voi sono interessati all'argomento.